Ciao a tutti! In questo video vi mostro i libri che ho ricevuto tra compleanno e Natale. Spero questo vi sia utile come spunto per la vostra prossima lettura. Vi lascio qua sotto nell'info box i titoli dei libri che vi mostrerò in questo video e i link delle recensioni che ho già girato di alcuni di questi libri. Ho ricevuto Il rumore dei tuoi passi di Valentina D'Urbano. In questo libro abbiamo come protagonisti Beatrice e Alfredo, due ragazzi che vivono alla Fortezza, un luogo di periferia dove regna la povertà e il degrado. Inoltre ci si scontra con situazioni e problematiche molto difficili, come l'alcolismo e la tossicodipendenza. Ed è interessante vedere come questi due giovani cresciuti insieme affrontino in un modo completamente diverso questa situazione così ostile. Un libro davvero bello, una storia interessante che permette di riflettere su alcuni temi delicati. Poi La ragazza del treno, un libro che ha avuto un grande successo e a mio parere davvero molto meritato. Abbiamo come protagonista una donna che non sa dare un vero e proprio senso alla propria vita e quindi la conduce con monotonia. Tutti i giorni prende il treno per andare e tornare dal lavoro e quello sembra essere il momento più interessante della sua quotidianità. Si perde a guardare fuori dal finestrino e osservare le vite degli altri. In particolar modo si concentra su una coppia che secondo lei è perfetta e rappresenta l'amore vero. Però quando la ragazza di questa coppia scompare, tutto cambia. Infatti la nostra protagonista non si dà pace e non riesce a spiegarsi questa scomparsa, così inizia ad indagare. E questo la porterà a scoprire la vera realtà e quindi a comprendere che quella coppia non era poi così tanto perfetta. Questo è il libro avvincente che vi tiene incollato alle pagine, che davvero vi fa venire l'ansia e la voglia di scoprire cosa è davvero successo. Quindi davvero un'ottima lettura. Passiamo a Generazione Perduta di Vera Brittain. Questo è un libro che non vedo l'ora di leggere, però adesso con lo studio sono un po' impegnata e quindi devo rimandare questa lettura. Ma appena avrò un po' di tempo libero mi dedicherò a questo. La scrittrice, una donna brillante e anticonformista, ci racconta la sua storia. Lei è una delle prime donne che viene ammessa al college di Oxford, ma purtroppo deve interrompere i suoi studi per lo scoppio della Grande Guerra. Diventerà un'infermiera volontaria e servirà la patria in diversi paesi. Questo libro però non parla solo di dolore, sofferenza e della difficoltà di tornare dopo la Grande Guerra a una sorta di normalità. Si vede anche il cammino di maturazione delle idee che la scrittrice ha sempre sostenuto, il pacifismo e la lotta per i diritti delle donne. Questo sarà sicuramente un libro molto impegnativo, ma non vedo l'ora di leggerlo. Poi ho ricevuto questa meraviglia, la versione illustrata di Harry Potter e la pietra filosofale, e è davvero stupenda e ne ho approfittato per rileggere ancora una volta questo capitolo della saga. Questo non può assolutamente mancare nella libreria dei fan di Harry Potter. È davvero un'edizione bellissima, le illustrazioni sono stupende e vorrei più avanti farvi un video per mostrarvi bene questo libro, parlarvi di questa nuova edizione e appunto farvi vedere alcune illustrazioni perché sono davvero meravigliose. Ho ricevuto Quando all'alba saremo vicini di Kristin Harmel. Di lei avevo già letto l'altro libro, Finché le stelle saranno in cielo, che era davvero bellissimo e vi ho già parlato di una recensione e la trovate anche quella nell'info box. Devo dire che ho amato tutti e due i libri per la storia e per il suo modo di scrivere, però gli argomenti sono completamente diversi tra i due libri. Mentre nell'altro la protagonista vuole far luce nel suo passato e questo la porta a scoprire anche degli elementi, non solo della sua storia privata, ma della storia con la S maiuscola, quindi che riguarda tutto il mondo, che riguarda appunto la Seconda Guerra Mondiale e il particolare rapporto che si era creato tra ebrei e musulmani, e si sofferma anche sull'importanza delle religioni, delle diverse culture e su quanto queste non devono farsi la guerra, ma devono convivere pacificamente. Qui non troviamo nulla del genere, ma sempre dei temi particolari, delicati, che non vengono trattati molto spesso. Qui abbiamo come protagonista una donna che non riesce a vivere appieno la sua vita e cerca quindi di migliorarla. Questo suo percorso di formazione la porterà ad avere a che fare con dei temi delicati. Si parla di musicoterapia per quanto riguarda
il suo lavoro, in particolar modo gli effetti benefici che può avere sui bambini, che li aiuta a comprendere le proprie emozioni, i propri sentimenti e ad aprirsi con gli altri. Poi si parla anche di persone ipoacusiche e così dei problemi che possono riscontrare nella società e anche il modo in cui si riesce a comunicare, che può non essere solo il linguaggio dei segni, ma anche parlare davvero grazie a dei particolari apparecchi. Si riescono a trattare questi temi delicati però seguendo la storia della protagonista. Si tratta di una storia particolare e molto interessante. Questo è un libro che mi è piaciuto davvero tanto e non riuscivo proprio a staccarmi dalle pagine, infatti l'ho letto in soli 2 giorni. Arriviamo all'ultimo, che è Norwegian Wood di Murakami. È un libro che si concentra sull'adolescenza e tutte le sue problematiche, come ad esempio aver la paura di fare scelte sbagliate, soprattutto su scelte importanti che poi possono condizionare tutta la nostra vita, non capire bene quali sentimenti si provano, cosa si vuole fare davvero. Dovrebbe essere un romanzo di formazione che segue appunto la crescita di questo ragazzo. Questa sarà la mia prossima lettura e sono davvero curiosa di leggere questo libro perché ne ho sentito parlare molto e bene e quindi voglio vedere se è capace di sorprendermi. Questi sono i libri che ho ricevuto in questo periodo di feste. Spero il video vi sia utile, vi sia piaciuto. Ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!